Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La novena all'Immacolata porta il desiderio di una riconciliazione profonda con la bellezza. La bellezza è un dono che, come diceva Don Tonino Bello, si gioca e si perde al tavolo verde del tempo. Maria, invece, ci testimonia che per chi ama, la bellezza rimane in eterno. Ti saluto, Maria, il Signore è con te, anche se non sai il perché. In quel tempo i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Maria conservava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. Per poter capire bene la portata di questo meditandolo, bisogna prendere il verbo greco, dialogizeto. La parola greca, perché non è tradotto bene, la parola greca ha una precisione più forte e dice, difficile da tradursi con queste sfumature, implica una riflessione lunga e prolungata, e riflessione che attiva lo spirito di fede. Quindi la vera meditazione, la vera traduzione sarebbe: e Maria meditava nel suo cuore di fronte a Dio tutte queste cose e chiedeva a Dio luce. Capisci? Era proprio il Salvatore, lo rapportava con le parole dell'angelo, si univa sempre più al suo Dio perché e cresceva nella conoscenza del suo Dio, del Cristo, della missione. E mentre cresceva nella conoscenza, cresceva anche il turbamento, le domande. Cresceva la luce, ma è come quando la luce diventa sfolgorante, non vedi più niente, entri nel buio. Queste le notti dello spirito, ne ho parlato vari anni fa, la notte dello spirito, la notte dei sensi, è dovuto proprio a questo effetto di boomerang. E dice lei, questa meditazione attivava un forte spirito di fede. La fede è una relazione, e quindi Maria cresceva nella relazione con Dio e nella comprensione, nella conoscenza del suo Dio, e mentre conosceva Lui conosceva anche se stessa. Capisci? Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ancella del Signore, tu sei sorriso della pace per noi, stella del mattino, madre di Gesù bambino. Maria, aiuto dei cristiani, tu sei regina del rosario per noi, tu sei degna di ogni lode, di ogni onore, madre del nostro Signore. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, di tutta la Chiesa, del Salvatore. Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre Vergine, sei senza colpa, ammirabile, degna d'amore. Vergine degna di lode e di onore, sapiente, clemente, potente, fedele, prega per noi peccatori che siamo figli tuoi, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Rosa mistica, torre di Davide, sei casa d'oro, porta del cielo, fonte di gioia e tempio di gloria e di santità. Regina degli angeli, dei patriarchi, dei martiri, dei confessori, dei vergini, di tutti i santi che vivono presso di te. Regina sei già sotto in cielo, regina del Santo Rosario, delle famiglie.